adesso parliamo di fatto con un'azienda che sviluppa, un software vendor che sviluppa applicazioni in determinati ambiti che andiamo adesso ad analizzare. Quindi, voi di fatto siete un vendor che sviluppa applicazioni che operano nel mondo della customer experience, come Genesys. Genesys e Twitch hanno attivato da tempo una collaborazione. Ci puoi fare un po' un resoconto della sinergia tra le nostre due aziende? Grazie, buongiorno a tutti quanti. Sì, lavoriamo a Twitch a livello internazionale con Genesys a livello internazionale da tantissimi anni, tantissimi anni in comune. Diciamo che siamo soluzioni che sono abbastanza complementari a Genesys e che spessamente cambiano mercato mercato, perché alcuni prodotti sono disponibili in alcuni mercati, altri in altri mercati. Quindi c'è questa collaborazione molto forte, tantissimi clienti comune e diciamo, altri tanti partner in comune. Perché è importante che alla fine quello che è importante è il contatto con il cliente, quindi sia noi che Genesys come fornitori di tecnologia, ma anche poi il partner che la nostra mano per il cliente, quindi abbiamo fatto in comune, abbiamo tecnologie complementari, lavoriamo su tutti i mercati, diciamo più o meno già un pochino, e anche lavoriamo in condizione anche contro la concorrenza, diciamo, di entrambi, no? Perché ci sono, come ha colpito quello che ho detto Giuliano poco fa, dicendo che in effetti la flessibilità di piani di aprire anche a fornitori esterni, no? Cosa che qualche competitor non ha, spesso vuole essere presente tutto in due anni con cliente, spesso anche con prodotti che non sono stessi, però vogliono più del cliente. Vedete il fatto comunque di Genesys e con Twitch lavorano, si portano sul segno per quel cliente, credo che sia un valore per il cliente, questo è il partner che poi bisogna che anche io capisco, quindi è una relazione che funziona, ha funzionato e che la parte di là continuerò diciamo, a lavorare insieme. Benissimo, e tra i vari diciamo, prodotti che voi sviluppate, che offrite al mercato, c'è un prodotto che nel mondo del contact center è molto interessante, perché parliamo di biometria vocale. Insomma, conosciamo tutti un po' le difficoltà a volte nell'autenticazione su determinati servizi, anche da semplici utenti di un servizio, di un'azienda. Conosciamo le difficoltà nell'autenticarsi. La biometria vocale potrebbe aiutare e soprattutto anche rendere molto sicuri i sistemi di autenticazione. Quali sono i casi di uso diciamo, più tipici nell'ambito della integrazione con i servizi Genesys? La biometria vocale se ne parla tantissimi anni, no? E inizialmente è stata in qualche modo richiesta in modo specifico dal sistema bancario, perché è quello di riduzione dei frodi, quindi questo è il motivo diciamo, principale di questa tecnologia. Però poi è passato in un passaggio in cui si vede non soltanto a livello di sicurezza, ma si vede anche a livello di personalizzazione, perché io in teoria parlando con un agente, e non ho bisogno di rispondere a tantissime domande che portano tanto tempo e quindi in qualche modo anche domande personali, no? E invece io la mia voce che mi permette di accedere al sistema, la mia voce, quindi in qualche modo sono io, la personalizzazione da una parte, ma anche l'argomento di questa sera è la customer experience. Cioè, perché adesso io provo a fare una chiamata, sto 30-40 secondi a fornire dei dati che spesso vengono anche sotto mano. Per poterli autenticare, avere un servizio, invece di parlare liberamente, in modo trasparente, in sistemi che già sono io, aumenta anche la perspettiva, che non è soltanto un processo di riduzione di frodi, di sicurezza, ma anche di carico di sfide. E questo è fondamentale. Quindi il fatto che nel momento in cui io entro in contatto con la formazione, da qualsiasi canale, in questo caso la biometria si applica su quello vocale, chiaramente, no? Perché sto alzando la voce. Lo posso fare se sto chiamando diciamo, al telefono normale, da qualsiasi conversazione telefonica, al di là di canale. Io posso comunque entrare in conversazione tranquillamente ed essere conosciuto per chi sono e quindi andare direttamente al punto della richiesta e avere quel servizio personalizzato di cui si parla. E questo è fondamentale. Quindi la possibilità di avere questi due prodotti combinati, il
quindi una sfera di fortuna, l'esperienza che chiama e cerca di avere un servizio è fondamentale. Ma questa è una di tanti, diciamo, pensando questa, sono anche altre Ipsos, per esempio, sono molto importanti sempre il mercato italiano, sicuramente forse non credo, per esempio, in Italia per esempio la differenza, cioè stiamo parlando prima di informazione anche relativa, fondamentali sono i dati. Le compagnie e i clienti hanno tantissimi dati a disposizione, no? Questi dati sono fondamentali per poi migliorare il servizio, migliorare il customer experience, anche utilizzare i tools di Genesi e Nostra in modo migliore, perché alla fine sono portati dei dati del cliente, un po' astratto. Però anche quello ci sono delle argomentazioni che fanno rispettare i dati anche clienti, per esempio se voglio fare un'analisi di conversazione con il cliente, io non ho la possibilità, per esempio, di verificare la qualità del servizio offerto da un particolare cliente, perché per esempio sono del 3.000 in Italia, io non posso identificare quella conversazione con il cliente perché non c'è l'accordo di legale. E quindi come faccio a migliorare un servizio durante, no, a disposizione di chiamare e poi non posso comunque ricondurla a dove il servizio non è andato migliore. E quindi non avete che questo c'è già funzione, poi la possibilità di fare i voti morti. Quindi io modifico la voce della gente, io quando faccio l'ascolto, le chiamate, io non so chi è gente. Io sto capendo se il servizio sta andando, se è migliorabile o migliorabile, però non posso ricondurlo a un agente in particolare perché sarebbe poi in quella problematica di sto monitorando l'agente a livello di produttività. Che in Italia è molto forte, sentito, in altri paesi meno. Quindi questa è anche una domanda in cui la tecnologia può aiutare a, comunque a fare un'analisi di quello che sta succedendo senza dover rinunciare a un aspetto fondamentale, quindi cercare di capire dove migliorare il servizio della generalità. Perfetto. Ecco, l'ultima domanda. Voi siete sempre un po' allo stato dell'arte della tecnologia, no? Quali evoluzioni prevedete per i prodotti che sviluppate e in particolare quelli che, diciamo, hanno un'attinenza con i servizi di contact center? Beh, la tecnologia oggigiorno è, per sapere, non è più uno stato, sta correndo velocemente, no? Molto velocemente. Se la AI, come ripeto la parola in italiano, come il software AI, tanta intelligenza artificiale. Il problema secondo me fondamentale qui è questo rischio che io vorrei evitare, per questo è importante sia, diciamo, il lavoro che stiamo facendo con Genesis, ma con le parti di Genesis e l'educazione, cioè cercare di parlare con il cliente e lavorare insieme a fare un processo di trasformazione che abbia senso, perché la tecnologia corre, spesso il cliente, se vogliamo clienti ci devono già arrivare, spesso poi il caso di uso non serve a arrivare. O in altri casi chiede qualcosa che non ha proprio senso dal punto di vista tecnologico. Quindi, secondo me, è una questione di cultura, quindi è una questione di una trasformazione culturale che è necessaria, e che spesso rallenta alcuni processi, e a volte abbiamo clienti che vogliono comunque utilizzare l'applicazione intelligenza artificiale, però poi non ne traggono i benefici perché comunque era solo voglio farlo, perché tutti la stanno facendo. Quindi il compito che è nostro, importante, credo, è accompagnare la tecnologia anche un ambigliatore. È importante cambiare, invitare, quindi con a livello di advisor, a livello di consulenza, di apporto di filo, di partnership con i clienti, però aiutare a fare questo percorso in cui la tecnologia è un di cui si mette la tecnologia che serve di risolvere il caso di uso, che serve per risolvere quel problema, e questo è il motivo importante che serve, bisogna stare attenti a capire che si inizia ad andare su con la tecnologia come è successo tante volte nel passato. E poi arriva un cliente che non funziona per un motivo, il mercato si ferma perché tutti hanno paura di implementarla. Invece no, bisogna implementarla con calma e sai, sapendo, partendo dal business, sapendo qual è il valore aggiunto, e a volte implicando la tecnologia non è necessariamente il tecnologico, può essere un tecnologico. E poi importanti già anche diciamo, privatizzati, cioè la teoria è un'indicazione perché, diciamo, la teoria è basata su modelli che sono dati pubblici. Però io la voglio applicare a un cliente, ogni cliente ha dei dati personali, abbiamo tanti dati, perché non utilizziamo i dati per, no, per inserire il mercato del plasma e non smuovere, perché non customizzare quel punto. Ci sono tante cose da fare, voglio customizzazione, personalizzazione, utilizzo la tecnologia in un modo agile, questa è una cosa importante, permette anche all'azienda culturalmente di andare in quella direzione.
siamo io, utilizzo anche il percorso di trasformazione digitale.